Buonasera, Buonasera. siamo qui di nuovo di venerdì sera alla nuova puntata di Blog On Air insieme al nostro amico e giornalista Giorgio Ciofini. Ciao Giorgio. Ciao Davide. E il nostro amico e pagellatore Franco. Ciao Franco. Ciao, buonasera a tutti. Allora Giorgio, vengo subito da te con intanto la novità, diciamo, di giornata, anzi da ieri sapevo, ma oggi è stata ufficializzata questa trasferta vietata ai tifosi a Pesaro, una cosa che ha lasciato abbastanza di stucco, anche perché inizialmente si pensava fosse riferita ai fatti di Ancona, poi pare ai fatti con la Spal, ma insomma, diciamo, è rimasta un po' nel dubbio questa cosa, ne si è capita anche poco, sinceramente, come mai hanno vietato questa trasferta. Anch'io ho capito poco perché hanno vietato questa trasferta, ma più in generale dico che capisco poco come si comporta, diciamo, l'autorità L'osservatorio, il famoso osservatorio. preposta, sì, alla pubblica sicurezza. Io non so quanti ombrelli ho perso allo stadio perché, insomma, me lo facevano lasciare giù. Insomma, io credo che la responsabilità sia sempre e solo individuale, e che la nostra Costituzione sancisca che un cittadino, un libero cittadino, può andare dove gli pare, ovviamente comportandosi per bene. Insomma. Quindi io non capisco perché in nome di qualcuno che ha tirato, non lo so, una bomba carta, non so quello che ha fatto, si debba punire tutti gli altri. Cioè, incostituzionalmente. E quindi questo mi sembra un fatto assurdo, tanto più che non mi sembra che la tifoseria Amaranto, che viaggia da anni in trasferta, abbia mai provocato incidenti. Cioè, io credo che chi sbaglia deve pagare, debba essere daspato, no? Fate voi, insomma, comunque debba pagare. Gli altri devono essere liberi di esercitare il loro diritto di andare dove gli pare, compreso andare alla partita, a prescindere dal luogo dove abitano. Cioè, questo secondo me è uno stato di polizia, non è uno stato che consente democraticamente a chi vuole andare in qualsiasi luogo a vedere uno spettacolo da libero cittadino che non ha fatto niente responsabile, ci deve e ci può e ci debba andare. Io invece da anni vedo che questo non succede. Io capisco che ci sono delle norme di sicurezza, ma vanno applicate, diciamo, dove devono essere applicate e come devono essere applicate. Se c'è il derby, no, se c'è in Roma, Verona o non lo so, dove effettivamente ci sono situazioni difficili, le capisco. Poi effettivamente, ripeto, le iniziative. Comunque le decisioni devono essere commisurate di volta in volta anche a queste cose e dovrebbero comunque garantire ai liberi cittadini, ripeto, di andare a vedere una partita o qualsiasi altro spettacolo o in qualsiasi altro posto, perché questo è un diritto che spetta a qualunque libero cittadino. Che poi è una cosa che era già successa l'anno scorso quando ci vietarono la trasferta di Poggi Bonzi, che poi i ragazzi invece, anzi, che si giocava contro il Grosseto, però lì fu un ragionamento più ampio nei confronti del Grosseto. Qui invece ha colpito proprio l'Arezzo. Ma se non sono capaci di tenere l'ordine pubblico, non lo facciano. Cioè, io credo che per garantire l'ordine pubblico ad Arezzo, ormai l'abbiamo sperimentato da anni, no, non ci vogliano particolari provvedimenti. Poi, ripeto, al di là di questo, io dico che chiunque di noi che abita in territorio aretino, che è vietato, insomma, andare, insomma, a partecipare a questa partita, lo debba fare se lo vuole fare e lo possa fare. Io non capisco, ripeto, queste cose. Poi, ovviamente, se ci sono dei pericoli di ordine pubblico reali è un altro discorso. Ripeto, ci sono derby Roma-Lazio, Milan-Inter, non so dove, insomma, in cui ci sono situazioni particolari, alle volte anche dall'estero vengono e fanno dei danni, ma insomma, voglio dire, la tifoseria Amaranto da anni va in trasferta, si comporta bene, quindi
non capisco francamente chi ha tirato, chi ha commesso, diciamo, un'infrazione venga punito, ma insomma, poi debba limitarsi, credo, a questo. Sì, no, in effetti la decisione è abbastanza impopolare, sembra quasi un lavarsi le mani, anzi, il vedere di non proteggere l'ordine pubblico, e quindi dire, vabbè, schieriamo poca polizia a Pesaro in modo che non possa venire a tifosi l'Amaranto, mi sembra qualcosa d'assurdo. Gli unici che potrebbero comprare il biglietto potrebbe essere il nostro amico Fabio Rossi da Genova, che lui infatti mi ha detto ci sta pensando perché è residente a Genova, o Patrizio che abita in provincia di Perugia, sono gli unici due che possono comprare il biglietto. Senti, sì, Franco, veniamo però al campo. Allora, veniamo al campo e la notizia, diciamo, che balza più agli occhi. Allora, intanto siamo venuti da una vittoria rocambolesca, ma molto molto importante, perché ha portato 3 punti lunedì. Quindi, diciamo, a livello di entusiasmo siamo abbastanza carichi. Veniamo però da una notizia, diciamo, una notizia più recente, è l'assenza di Gucci. Quindi in alcune testate parlavano di provare cosa anche dall'inizio, ma insomma qualche dubbio prima con Giorgio si era avuto. Te che dici? No, io penso che la scelta più logica sarebbe quella di far giocare Gucci e di far giocare Kozak al posto di Gucci, soltanto anche in virtù della prestazione di lunedì. Penso che il mister abbia più di una perplessità e quindi probabilmente sta studiando qualche alternativa, anche nel, purtroppo deve fare anche un'alternativa nel modulo di gioco, a meno che non intenda adattare o Gaddini o Iori o lanciare dal primo minuto Crisafi nel ruolo di punta centrale. Però è un'assenza pesante, se sarà assenza, perché io fino all'ultimo confido che il mister provi a recuperarlo il giocatore, però non credo che faccia partire Kozak. Ecco, allora, ho visto la domanda di un amico, tra l'altro è la prima volta che vedo, Maurizio Zappalorti, che saluto. Allora, lui dice, potrebbe essere, allora, leggo il commento. Allora, ciao a tutti. Domenica gara importante, speriamo di dare continuità. Secondo voi potrebbe essere arrivato il momento di Castiglia o Zona? In attacco confido e spero ancora in cosa. Poi il nostro Riccardo Bonelli, Arezio è attenzionato dal 1923, giocare, e dice, giocare con il falso 9, Pattarello, Guccione e Iori che si alternano. Giorgio, avevi te anche pensato, diciamo, la tua idea era che probabilmente potesse cambiare anche il modo di giocare, piuttosto che schierare, che dare quell'alternativa naturale al centravanti, che, diciamo, avessimo avuto un centravanti più pronto sarebbe stata la cosa più naturale. Sì, ma a parte che i problemi maggiori, io ho sempre detto, sono in difesa più che in attacco, anche se ovviamente l'assenza di Gucci è pesante, quindi bisognerà trovare un'alternativa offensiva, che può essere Kozak o può essere anche qualcos'altro. Il falso 9, io qui ne vedo pochi che potrebbero giocare così, perché insomma anche il falso 9 deve fare determinati movimenti che non mi pare siano adattabili ai giocatori che abbiamo in rosa. Comunque io credo che c'è anche, oltre Kozak, credo che sia ritornato a disposizione anche Crisafi, il ragazzino. Non so, quella può essere un'ulteriore alternativa. Certo, non far giocare Kozak domenica sembra quasi una bocciatura definitiva, perché insomma non c'è Gucci, e quindi credo che gli possa essere concessa un'ultima chance, no? Un'ultima, comunque, ecco, una chance anche a lui. Io, se fossi, diciamo, lo sai, insomma, mi sono espresso già molte volte su questo tema, io giocherei con la difesa 3, insomma, noi abbiamo preso tantissimi gol fuori casa, mi st-
starei molto più, diciamo, attento di dietro e giocherei io in ripartenza invece di giocare Benino. Noi andiamo là, facciamo, magari teniamo palla, sembra che siamo più forti, loro fanno il contropiede, ci fanno gol e festa finita. Cercherei forse di invertire questa situazione che ci ha sempre fregato, quasi sempre, no, perché abbiamo vinto due volte in trasferta in campi anche molto difficili, quindi soprattutto a Chiavari. Quindi io giocherei, come ho detto più volte, con la difesa 3, anche perché Chiosa secondo me si adatta benissimo a questa situazione da fare il braccetto di sinistra, è molto peggio a fare il centrale. Comunque il recupero di Masetti, io non credo che Polvani venga recuperato, lo spero perché insomma è un giocatore importante comunque, quindi almeno il recupero di Masetti e il fatto che Lazzarini può giocare anche da centrale, e quindi può, secondo me, a Pesaro Indiani avrebbe la possibilità di schierare una difesa a 3 con due esterni offensivi e giocatori di gamba, io credo, che possano ripartire. Facciamoli noi i contropiedi stavolta, o le ripartenze, come si dicono oggi. Allora, anche perché, poi Franco, vengo da te, volevo dire una cosa, là. Veniamo da... Ora andiamo a affrontare la terza trasferta consecutiva in territorio marchigiano. Le ultime due sono andate molto male, perché comunque abbiamo preso 5 gol e segnato 0 reti. Quindi, insomma, andiamo a affrontare una squadra che, tra l'altro, è una squadra che in casa è abbastanza arcigna. Però, diciamo che sarà difficile che Indiani possa, probabilmente cambierà qualcosa, ma insomma che vada a pescare Zona o Castiglia, come ha indicato il nostro amico, sarà abbastanza difficile. Marco Dagnoli dice: stamattina all'allenamento non è stato provato il falso 9, le punte delle due squadre nella partitella erano Cosa che Crisafi, poi magari domani a porte chiuse proveranno qualcos'altro. A proposito di difesa, dice Alex Loparco: state vedendo il campionato di grande livello, sta facendo Bellica, Juve, Stabia, grande rendimento e 3 reti decisive. Era stato un nome di mercato che sembrava accostato all'Arezzo, poi io penso anche per motivi sia economici, ma anche perché lui era legato all'allenatore precedente che aveva avuto a Lucca, penso che Bellic abbia scelto la Juve Stabia, ma dobbiamo anche pensare che nelle scelte di mercato incidono spesso anche questioni economiche, specialmente in queste categorie, addirittura più che nelle categorie superiori, quindi è chiaro che la Juve Stabia c'è anche una forza economica, secondo me, diversa rispetto all'Arezzo. Vai, prego, Franco. No, stavo pensando che far giocare Crisafi ti permetterebbe di avere un centrocampo senza Under, magari un pochino più robusto, perché a questo punto sposteresti l'Under in più davanti, insieme a Gaddini o il Pattarello, e a centrocampo potresti far giocare a Foglia insieme a Mavuli e Settembrini, e già sarebbe un centrocampo più solido, probabilmente. Sicché mi viene in mente che potrebbe essere anche dovuta a questo fatto la scelta della punta centrale di domenica. Ma io... Ecco. Io... Prego, Mannini ha sempre ribadito che Indiani è libero di fare le sue scelte, io credo che sia così. Non credo che l'Arezzo, con 3 punti importantissimi come quelli, cioè 3 punti, comunque sono a disposizione 3 punti domani, è uno scontro anche diretto sotto certi aspetti. Noi diciamo che vogliamo salvarci, quindi è uno scontro molto importante. Non si può guardare qui, fare, diciamo, minutaggio in uno scontro di questo genere. Oltretutto dobbiamo dare continuità ai nostri risultati. Poi, insomma, Foglia l'ha fatto giocare spesso negli ultimi tempi, no? Al posto di Bianchi, e quindi io credo che domani potrebbe giocare Foglia dal primo minuto e anche Kozak o Crisafi, cioè, ma non è secondo me che giocherà Crisafi o Kozak per il minutaggio, giocherà perché Indiani giustamente riterrà l'uno in questo momento più affidabile dell'altro. Vediamo. Poi io ripeto, penso a Guccione, no? Io l'ho detto spesso, Guccione domenica è entrato a 7 minuti dalla fine e ha risolto la partita.
con una invenzione, cioè forse sicuramente aiutata anche dal vento, eccetera, eccetera, però ripeto, l'importante sia entrata Giorgio. Esatto, è entrata, ha giocato pochissimo, ha fatto 2 gol, 1 di rigore, va bene, ma ha tirato benissimo, tu sai quanti ne abbiamo sbagliati anche l'anno scorso, quindi Guccione, secondo me, che ha, ripeto, 114 gol attivo in carriera, è un giocatore che la rete, finora, a mio modesto avviso, ha giocato troppo poco. Per me è un giocatore molto importante per la fase offensiva dell'Arezzo. E anche Iori, che è recuperato, secondo me può dare molto, perché anche lui è un giocatore, è uno dei pochi che vede la porta. Volevo chiedere a Cutolo l'altro giorno, non ho avuto il tempo, se effettivamente è in grado di fare la seconda punta anche Iori, di non giocare solo largo, ma in mezzo, vicino a una prima punta, perché sarebbe importante. Iori è in questo senso più attaccante di Guccione, Guccione è un trequarti, magari può partire anche dall'esterno, ma è un trequarti come caratteristiche, non ha il passo, l'ha detto anche Indiani, dell'esterno, io sono d'accordo con lui. Comunque Iori e Guccione sono due alternative che ultimamente per vari motivi si sono viste poco, che però ci possono dare molto, secondo me, in fase offensiva, come molto ci potrebbe dare una difesa a 3 in sicurezza difensiva, con 2 esterni che sono portati molto più, lo dico per l'ennesima volta, a spingere che a difendere. Ma sai, il discorso è anche questo. In questo momento tutto dipenderà da come vuole impostare, perché se quello che ha visto il nostro amico Marco Guadagnoli è vero, che ha voluto giocare con 2 punte, ci sta anche che possa volere andare a Pesaro a fare un 3, andare a fare un 3-5-2, ci potrebbe stare tranquillamente, anche perché, come dici te Giorgio, giustamente, avendo recuperato Masetti, ti permetterebbe, risaliti Masetti Chiosa, di giocare a 3, quindi ci può anche stare che va. Ci può anche stare che vada a giocare in questo modo. Un altro giocatore che secondo me, Franco e Giorgio, tutti e due ve lo dico, perché era un giocatore che l'anno scorso è stato decisivo, gli infortuni l'hanno, diciamo, limitato, ma quando ha giocato è stato decisivo, quest'anno sta faticando da esterno, che è Gaddini. Probabilmente giocando un pochino più vicino alla porta, visto che Gaddini ha un tiro eccezionale, perché ho visto negli ultimi allenamenti, è veramente, probabilmente è quello che ha il tiro migliore di tutti Gaddini, però probabilmente il giocare esterno in Serie C lo limita molto. Vorrei una considerazione sia da parte di Franco che di Giorgio. Io Gaddini vicino alla porta lo vedo meglio rispetto che fare l'esterno come sta facendo quest'anno e faceva l'anno scorso. E sicuramente un giocatore che riesce a saltare l'uomo e a tirare rapidamente, quindi spostarlo sull'esterno, anche se deve rientrare per tirare, mi sembra limitarne le potenzialità. Su Iori sì, una seconda punta l'ha fatta, però penso che Marco Guadagnoli volesse dire che nelle squadre contrapposte faceva giocare come punta centrale Kozak da una parte e Crisafi dall'altra, non che giocassero in coppia. Certo. Vabbè, questo magari se ci sente ci potrà dare un'indicazione. E te Giorgio, visto che Gaddini eri uno degli sei tuttora un estimatore di Gaddini, che comunque ricordiamoci che è un 2002, quindi anche ogni giudizio su Gaddini deve essere sempre commisurato all'età del ragazzo, perché ha 21 anni, quindi insomma c'ha tutto un futuro davanti. Lo vedi meglio davanti, più avanti, piuttosto che giocare esterno? Io su quel 3-5-2 che ha detto te, o meglio forse 3-4-1-2, con Guccione a fare il trequarti, io lo farei senz'altro. Per me è il miglior assetto che possiamo avere, perché ci garantisce, diciamo, una notevole copertura e anche una fase offensiva, secondo me, più molto più sulla carta, diciamo, interessante e capace di arrivare al gol, che è quello che conta, con Guccione che sa concludere e fare assist. E per quanto riguarda, diciamo, la seconda punta, sia Gaddini che Iori, vedo, sono giocatori che hanno bisogno di spazio, soprattutto Gaddini, che è un giocatore che ha corsa
e quindi che gli piace partire da lontano, è una sua caratteristica. Quindi avvicinandolo alla porta, dice, perde un po' di questa sua capacità, però io credo che sia come seconda punta forse il più come dire, disposto come attitudini, ma anche io credo che è più tecnico, è più, può giocare più anche in spazi brevi, può essere diciamo una soluzione importante. Ecco, penso che giustamente questo assetto di cui stiamo parlando, che Indiani non ha mai provato, sia una cosa molto interessante e sicuramente da provare. Vediamo, io credo che ci possa garantire più sicurezza di dietro e più gol davanti. Infatti, ora rispondendo, quindi dando ragione a quello che aveva detto Franco, Marco Dagnoli è intervenuto dicendo che non ha giocato con due punte, ha fatto 4-3-3 con cose che Crisafi, che facevano la prima punta nelle due squadre, quindi diciamo qualche sorpresa davanti probabilmente ci sarà. Riccardo Bonelli dice: condivido l'idea di Giorgio, visto i gol che prendiamo, provare la difesa 3 sarebbe un'idea. E Cesare Palese: Giorgio, io era la pergolettese, ha fatto proprio la seconda punta nella pergolettese nel 3-5-2. Che poi ricordiamoci una cosa, che Indiani è stato un fautore per tantissimi anni del 3-5-2. L'ultima intervista di Braglia, quando Braglia parlava degli scontri fatti con Indiani, diceva: è stato un mister bravo perché, nonostante abbia fatto sempre il 3-5-2, poi si è adattata, ha cambiato anche i moduli. Però Indiani, l'avevamo avuto anche in trasmissione parlando con altri giocatori, con altre persone che l'avevano affrontato, tra tutti Simone Guerri, aveva detto che Indiani era un fattore del 3-5-2, quindi diciamo è il suo schema in realtà, potrebbe essere il suo schema il 3-5-2. E tra l'altro ricordiamoci che il 3-5-2 in categoria è forse lo schema migliore per stare più coperti. Sì, Davide, Braglia ha giocato con i 3-5-2, va bene, qui ad Arezzo, anche se le due punte erano un pochino, insomma, più 1-2, insomma, rientravano. Io credo che bisogna adattare i moduli ai giocatori. I moduli in astratto non hanno senso, hanno poco senso. Te, quando costruisci una squadra e vuoi fare il 4-4-2 o quello che ti pare, pensi a giocatori che in quel modulo lì vanno bene. Io dico che soprattutto in difesa i nostri giocatori, sia esterni che centrali, col 4-4-2 soffrono tutti, e quindi, cioè, non ha senso. Cioè, e poi qui non siamo nel campionato dilettanti, troviamo punte più importanti, giocatori più bravi a centrocampo che sanno assistere meglio. Quindi te, sei molto spesso, ti trovi a giocare nell'uno contro uno contro giocatori che effettivamente con cui non lo puoi fare l'uno contro uno come facevi l'anno scorso. E poi anche da un punto di vista della velocità, i nostri difensori non sono, i centrali in particolare, non sono fulmini di guerra, quindi giocare in campo aperto ci espone davvero a prendere tanti gol. Del resto, a parte il Rimini, noi siamo secondi solo a Rimini, purtroppo, in questo senso. Quindi, cioè, ormai siamo alla 12ª, insomma, bisognerà rimediare, no? In qualche modo. Quindi credo che Indiani, che è un tecnico preparato, una persona intelligente, dovrà provvedere a cambiare qualcosa, soprattutto di dietro, ma anche davanti, nel senso che dicevamo prima. Infatti Luca Bofrebetti dice: con la difesa 3 possiamo giocarci, abbiamo anche i quinti di gamba per poter fare questo modulo. L'unico dubbio, lo scarso palleggio che abbiamo tra i centrocampisti, senza quello rischiamo che proprio i quinti durino 10 minuti perché costretti a fare avanti e indietro. È un'analisi tecnica interessante, dai. Diciamo, sì, Franco, i bianchi non sono male, sul piano del palleggio. Poi Foglia, se non lo fai correre, cioè, ha smesso di fare Foglia l'interno che entrava, la mezzala che entrava. Gioca davanti alla difesa, quindi si riposa. Castiglia lo può fare benissimo anche lui quel ruolo lì, io quindi non sarei troppo preoccupato di questo. Allora Franco, andiamo a analizzare questa Vi Spesaro, perché allora, intanto squadra sempre stata ostica nei nostri confronti. Ricordiamo l'ultima partita che abbiamo giocato lì nella stagione 2020-21, andò a dicembre, una partita che si stava vincendo 2-1, poi diciamo grazie anche all'aiuto dell'arbitro che ha detto il rigore abbastanza dubbio, il 2 pari e poi il 3-2, però è una squadra ostica da affrontare in casa.
anche perché è una squadra che ha giocatori molto esperti, tra tutti cito Valdifiori, che chiaramente è un 85, è un giocatore di 38 anni, ma insomma un giocatore che all'epoca sembrava uno dei migliori centrocampisti, poi anche lui si è un po' perso. Comunque un giocatore importante come Tonucci, De Paola, che è un altro che ci ha dato molto fastidio le volte, l'abbiamo incontrato, Pucciarelli, cioè una squadra esperta la Vispesaro, Franco? Sì. Diciamo che c'ha altri quattro giocatori importanti per la categoria, è una squadra solida che prende pochi gol e ne fa ancora meno, penso che sia come difesa forse fra le migliori, però d'attacco 9 gol dovrebbe aver fatto. Quindi è una squadra che con difficoltà trova la via della rete fino a domenica. Poi vediamo con noi se saremo anche noi in grado di poter, come si può dire, opporre una resistenza a questo attacco che sulla carta sembra non tanto pericoloso. È una squadra di categoria che sono ormai diversi anni che fa la Lega Pro e quindi sa come si affronta questo campionato e sa come ogni partita sia uno scontro diretto per la salvezza, perché poi le ambizioni che hanno avuto loro fino ad ora sono sempre state quelle di salvezza. È una squadra che dall'inizio della stagione fino ad ora è sempre transitata nei bassi fondi della classifica, non è che ha perso tanto, ha fatto diversi pareggi, vero, nei numeri, però è chiaro che cioè, se si va a vedere i giocatori e la rosa totale della che compongono questa formazione, sembrerebbe sulla carta anche inferiore alla nostra, pur noi non avendo una rosa di chissà quale livello, però è chiaro che dopo sai il campo, cioè l'impegno con cui tu ti giochi la partita, la grinta, l'attenzione, l'abitudine a fare questo tipo di partite può fare la differenza. Giorgio, della Vispesaro hai qualche indicazione diversa, nel senso anche te, che cioè, sarà una partita sicuramente tosta, perché la Vispesaro la metterà sulla grinta, tenuto conto che comunque la Vispesaro vincesse ci aggancerebbe, quindi insomma sarà una partita molto importante anche per la Vis in casa contro di noi. E è una squadra che ci ha sempre dato un filo da torcere. È una di quelle partite, Davide, che diciamo contano doppio, no? Perché noi diciamo che vogliamo salvarsi, quindi è uno scontro diretto sotto certi aspetti. Anche io sono d'accordo anche con quello che ha detto Franco, cioè tutto sommato l'Arezzo come organico è superiore alla Vispesaro, che ha quei due ex empolesi, no? Pucciarelli e Valdifiori. Valdifiori. Che ora hanno una certa età, ma insomma sono stati giocatori importanti anche in Serie A, insomma, no? Però sono giocatori che da un paio d'anni, insomma, sono in calando. Però anche io non conosco molto altri giocatori, tranne Di Paola, il numero 10, che ho visto sì un paio di volte, che è un giocatore dotato anche di un gran tiro dalla distanza, insomma. A noi ci fece girare le scatole la partita, quella che giocammo a Pesaro, perdemmo 3-2 e decidette noi, insomma, Di Paola fu molto importante in quella partita. È un giocatore tosto, che sa anche, c'ha anche una bella castagna da fuori, bisognerà stare attenti anche a lui, e anche a Zagnoni, che con i suoi inserimenti offensivi è un difensore, insomma, loro giocano a tre, no? È un braccetto, il braccetto di destra, che anche domenica ha fatto un gran gol con il Pineto di testa, proprio su inserimento da calcio d'angolo. Quindi 10 l'anno scorso ne ha segnati in Serie D. Insomma, è un difensore dal gol facile, che quando battono soprattutto i calci d'angolo va tenuto molto d'occhio. E noi d'altra parte soffriamo molto, invece soffriamo un po' troppo di testa, direi. E quindi ecco, attenzione a queste cose, perché poi noi quando becchiamo gol siamo partiti benino spesso, no? Magari anche nelle occasioni come Ancona, che poi abbiamo perso nettamente, poi prendiamo il primo gol e non sappiamo reagire. Anche questo è una carenza della squadra che va rivista, perché le partite durano 90 minuti e bisogna trovare il modo anche di cambiarle. Si possono cambiare con una mentalità diversa, credendo, avendo più fiducia in se stessi e facendo anche magari cambi dalla panchina, cambi azzeccati dalla panchina.
Il nostro Riccardo Bonelli dice: viste le condizioni meteorologiche, sarà una partita fisica, quello sicuramente. E Zagnoni non dovrebbe essere della partita. Giorgio, torno da te per una cosa, visto da vecchio, da non giovane giornalista, ecco, perché scusa il termine, diciamo da giornalista esperto. 40 anni di professione. Appunto, quindi, sì, quindi diciamo, cioè, anche perché vecchio non è sempre dispregiativo, è anche sempre anche sinonimo di esperienza, no? Sicuramente un giocatore che ha avuto ha avuto un bel riscatto è stato Borra, va bene, perché comunque vada nell'uscita è stato, abbastanza per me ha combinato il rigore, aveva progettato esatto, nel senso l'uscita è stata molto molto scombinata, cioè diciamo intempestiva, però sinceramente ha parato il rigore e è diventato per la prima volta in tutta la stagione abbiamo fatto una partita senza prendere reti, cioè sicuramente domenica sarà stato più titubante, me lo immagino ora un Borra anche più, molto più fiducioso, anche perché insomma, non gioca un portiere esperto, le parole di Indiani gli avranno dato noia, ma insomma penso che ora la fiducia sia massima nei confronti di Borra. Tra l'altro devo precisare che l'infortunio di Trombini sembra meno grave del previsto, quindi può darsi rientri prima, tanto che pare che la società non debba neanche attingere al mercato degli svincolati, perché Trombini dovrebbe rientrare prima del previsto. Beh, guarda, io la vittoria di domenica per me è stata importante per due persone, l'ho già detto tra l'altro questo. Sono molto contento per Borra e per Indiani, perché al di là di tutto erano quelli che più di tutti, a mio parere, avevano bisogno di questi tre punti per ritrovare quella tranquillità e quella lucidità che serve quando si gioca la partita o quando si va in panchina e si fanno delle scelte. Quindi credo che da questo punto di vista, ripeto, la vittoria di domenica sia stata sì fortunata ma benedetta, e che insomma ci mette nelle condizioni davvero di poter affrontare questo campionato, come di ricominciare, ecco, insomma, di ricominciare, perché effettivamente arrivati a un punto che non si poteva, diciamo, andare avanti nello più sbagliare, sì. Dovevamo esatto. In qualche modo cambiare. Domenica è stata in questo senso, lunedì per la precisione, è stato in questo senso una partita perfetta, perché abbiamo vinto, però abbiamo vinto, come ha detto Braglia, con un gran bel culo, e questo ci aiuta due volte, perché fa tornare serenità nell'ambiente, perché una vittoria sana ogni malattia, e poi ti dice però che così non potevi più andare avanti, e ti invita a continuare a cambiare qualcosa, quello che devi cambiare, però facendolo senza troppe pressioni, con più razionalità, con più lucidità. In fondo, insomma, noi abbiamo detto la nostra, io credo che anche oggi Indiani sia nelle condizioni di operare al meglio per il suo Arezzo, per il nostro Arezzo. E il nostro Cesace dice: banchiere, allenatore relativamente emergente, dopo la prima bella annata a Novara nel 2019, la ricerca dell'affermazione. La vista segna poco, ma raccoglie un buon numero di risultati utili. La grande esperienza degli Indiani in panchina sarà determinante per indirizzare il match? Allora, su questo non lo so, però avete visto una cosa nella classifica, che i risultati utili servono fino a un certo punto, perché basta sempre una vittoria per fare un salto incredibile. Infatti, fra anche questo che ti volevo chiedere, la classifica è una classifica cortissima, la Vispesa era 11 punti e in questo momento è terz'ultima, perché ultima è la Fermana, sono a pari merito Rimini e Sestri Levante, e poi c'è la Vissa 11. A 17 c'è la Carrarezza, 3 punti dell'Arezzo, cioè la classifica è molto corta, basterebbe fare una bella vittoria fuori casa per ritrovarsi più che nella zona sinistra della classifica, praticamente a ridosso delle prime. Sì, diciamo che le serie positive di pareggi non è che portano grandi vantaggi, certo, sempre meglio pareggiare che perdere, però alla fine la vittoria con 3 punti
diciamo che ti fa fare effettivamente dei salti notevoli e ti permette di recuperare anche qualche passo falso, tipo quello come è successo a noi ad Ancona. La vittoria subito dopo è stata molto salutare, sia perché sono 3 punti, sia perché ti dà una spinta morale importante. È logico che se a questa vittoria di lunedì ci aggiungi un risultato positivo, meglio ancora una vittoria a Pesaro, la classifica dopo incomincia a lasciarti un margine di tranquillità per poi affrontare le prossime partite dove comunque non hai l'assillo del risultato. Poi io ripeto, fondamentalmente importante è per questa squadra recuperare gli infortunati, perché si può parlare di tutte variazioni tattiche dei 3, 5, 3 davanti, 2 dietro, però un conto è fare questi ragionamenti quando sei a piano organico, quindi c'hai i centrali, li puoi scegliere, puoi anche indirizzarli, perché anche cambiare modulo, però non avendo i giocatori a sufficienza, oppure recuperando o adattando qualcuno per fare un ruolo che non, normalmente non fa, non è che sia sempre, ti dia quella tranquillità e quella solidità che può essere, che può sembrare, ecco, perché dici sì, gioco contro il Chiesa, è più solida, certo, ma se ci devo far giocare uno che non ha mai giocato, oppure appena recuperato da un infortunio, non è detto che il suo rendimento che mi apporti sia migliore di schierare la squadra in un'altra maniera. Poi è chiaro, sono tutti, noi siamo qui, si fa tutti, io giocherei in un modo, io giocherei in un altro, e il mister va dritto per la sua strada, giustamente, perché il problema è che tanto noi si può dire quello che vogliamo, cioè io non è che sia per in linea con quelle le scelte che fa il mister, no, però la squadra che mette in campo l'allenatore, secondo me, secondo le sue valutazioni, è sicuramente la migliore, data dal lavoro settimanale e dalle cose provate. Questo noi non ci possiamo dire niente, perché non esiste prova contraria su questa cosa qui, e quindi se fa giocare 2 di dietro è perché lui è convinto, perché ha provato questa cosa e gli funziona più che 3 di dietro, anche se magari a nostro avviso da esterno si potrebbe pensare a una cosa diversa. Ma ognuno Giorgio, ti vedo scuoti la testa, che dici? No, non sono d'accordo su questo che ha detto Franco minimamente, perché cioè io per esempio non credo che gli allenatori giochino per farsi del male, assolutamente, però io credo anche che nel calcio ci sta tutto e il contrario di tutto, quindi se fai giocare uno, cioè, no, o un altro, non è detto che aggiusti la cosa, però il calcio ha una sua ragione, una sua razionalità. Io guardo i giocatori più che gli schemi, ripeto, gli schemi, guardo i giocatori, la posizione in cui possono giocare, che tipo di rendimento possono dare, e quando si fa una squadra si deve assemblare 11 individualità che possono appunto fare squadra, certo anche come spogliatoio, come diciamo partecipazione, come professionalità, ma anche come caratteristiche, perché 11 Maradona non fanno una squadra, capisci qual è il problema? E questo dipende, e questo è importante. Io poi, per quanto riguarda il libero, cioè a parte che c'è Lazzarini in panchina, Lazzarini il centrale l'ha fatto molto bene, quindi oltre Masetti c'hai anche Lazzarini, quindi i 3 ti permettono anche di fare dei cambi. Ma io ho visto giocare sempre tantissimi centrocampisti, tipo Castiglia per esempio, che uno lo potrebbe fare benissimo il libero, cioè il libero, il centrale che guida la difesa. Non è così che il calcio deve essere ingessato, il calcio va visto, e va visto le caratteristiche dei giocatori e la loro possibilità di giocare in determinati ruoli e metterli nella zona del campo dove devono giocare, dove possono meglio esprimere il loro talento, le loro doti. Questo devono fare gli allenatori, ovviamente, oltre tante altre cose. Ma noi parliamo di calcio in questo caso e ci limitiamo solo a guardare il campo di gioco, quindi altre cose ovviamente le conoscono meglio di noi gli allenatori, tipo le condizioni dei giocatori, eccetera, eccetera, e le tattiche, secondo me, che contano molto sono quelle che riguardano il non possesso di palla, insomma,
cioè da quel punto di vista lì loro hanno la capacità e devono avere la capacità di organizzare il gioco quando la palla l'hanno gli altri, quindi la squadra si deve muovere in armonia con certi modi, restando stretta, insomma, secondo canoni che ormai abbiamo imparato, perché giocano tutti così, insomma, se riesci a fare pressing, a stare corto, a ripartire, a rubare palla, questo è il calcio moderno. Però i giocatori hanno determinate caratteristiche, te gli puoi parlare tutto quello che ti pare, ma se hanno ormai quelle caratteristiche hanno e non gliele cambi. Quindi devi vedere te da tecnico che sei in panchina dove farli giocare e insieme a chi magari, perché c'è un complesso, c'è una squadra in cui ogni individuo deve inserirsi al meglio. Punto. Ecco, Franco, faccio una battuta con te, poi chiudo. Quanto ci mancherà? Quanto ci mancheranno i tifosi al seguito? I tifosi mancano perché sono sempre stati al seguito della squadra e diciamo che hanno fatto la differenza, perlomeno sugli spalti, più della squadra in campo, e quindi anche sarà per la prima volta la nostra squadra che giocherà senza l'apporto dei nostri tifosi, con uno stadio tutto contro. Anche questa è una reazione che dovrà essere valutata da chi allestirà la squadra e la metterà in campo, perché chiaramente sarà una situazione diversa di quelle che sono state finora e di quelle che erano la scorsa stagione. Può essere una componente anche questa. E in chiusura dico che non è detto che non si veda sventolare una bandiera da fuori, come si è visto a Poggi Bonzi quando i ragazzi vennero a seguire la squadra. Ovviamente sarà una situazione diversa, a Poggi Bonzi erano le 4 di un pomeriggio del primo aprile, ora diciamo una situazione diversa, però mi aspetto anche una presenza dei tifosi Amaranto fuori dallo stadio, insomma. Allora siamo in chiusura, Giorgio, ti ringrazio, come al solito è un piacere averti tra noi, quindi ci vediamo, se non cambia niente, venerdì prossimo. Grazie Giorgio. Grazie a te, grazie a tutti gli spettatori. Grazie Franco, con te ci vediamo lunedì, ricordiamo lunedì alle 9 ci sarà l'appuntamento col Club Amaranto, e intanto speriamo di poter commentare un'altra bella vittoria dell'Arezzo. Diciamo, buona serata a tutti. Speriamo di poter commentare una vittoria di culo anche domenica sera. Beh, esatto, perché è importante vincere. Perché l'importante è vincere. Bene, ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao.